aspettative della vigilia. Non è che sia stata bellissima, ma indubbiamente intensa e ricca di emozioni. Assieme a Gianni Anelli andiamo a vedere cos'è successo al Meazza, grande ambiente naturalmente, 70.000 spettatori e un po' a sorpresa Capello schiera Nakata, che farà il centrocampista puro, assieme a Totti, Del Vecchio e Montella. Baggio con Vieri a far coppia di punta nell'Inter. Dirige Racalduto. La partenza vede subito un Inter molto aggressiva. Ottavo minuto, la palla è per Roberto Baggio, tocca al centro, manca Tommasi, Vieri, pallonetto sull'uscita del portiere della Roma e Inter subito in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco. Rivediamo il suggerimento di Baggio, lo sfortunato intervento o mancato intervento di Tommasi, il tocco vincente di Vieri. Inter in vantaggio. Prova a reagire subito la Roma. Di Francesco si inserisce bene in area ma alza il suo tiro. Per un quarto d'ora gioca benissimo l'Inter e la difesa della Roma è messa in difficoltà dagli scambi stretti degli attaccanti dell'Inter e di Seedorf. Poi palla per Vieri che non è fortunato nel controllo. E difesa giallorossa un po' in difficoltà. Ruba palla, Tommasi si avvicina all'area, lascia partire il destro e centrale, respinge Peruzzi. Nervi tesi, c'è questo intervento di Di Francesco su Panucci che poi va a ripagarsi, ammoniti tutti e due. Lungo lancio centrale di Nakata a favore di Del Vecchio che si destreggia bene, lascia partire la conclusione, bravo Peruzzi in angolo. Partita che è molto viva, su calcio d'angolo in corsa arriva Aldair e pareggia, è il 32esimo del primo tempo, angolo battuto dall'altro brasiliano Cafu, grande stacco di Aldair che batte Blanc e la Roma qui si fa minacciosa, ancora su angolo, pericolosa la conclusione di Totti, poi esce Peruzzi, è un periodo nel quale l'Inter appare un po' in difficoltà, 41esimo però. Palla per Vieri che scivola clamorosamente, il tiro di Moriero ribattuto, Roberto Baggio si coordina e mette dentro il pallone del 2-1 per l'esultanza di Lippi. Azione un po' farraginosa quella dell'Inter, qui vedete la conclusione ribattuta dal portiere e poi l'ottima esecuzione di Roberto Baggio, la cui posizione però va verificata. Lavoro per Longhi. Finisce il primo tempo sul 2-1, in avvio di ripresa. È ancora l'Inter che si presenta bene in avanti, il lancio in profondità è per Vieri da parte di Moriero, Vieri però non ci arriva. Ancora Inter pericolosamente in avanti, contatto in area di rigore tra Aldair e Vieri, anche qui dirà Longhi. Lascia il terreno di gioco Rinaldi al suo posto Zago, ancora Roberto Baggio, destro, carambola il pallone su Vieri e poi lo alza in fondo campo Moriero. Punizione di Nakata, pericolosissima, taglia tutta l'area e si spegne di pochissimo a fondo campo con Montella che non ci arriva per un soffio. Ancora la Roma in avanti, il traversone è a favore di Del Vecchio che sulla scivolata di Panucci però non sfrutta l'opportunità da sottolineare le difficoltà di controllo sul terreno di San Siro. Gourenko per Nakata. Poi ancora l'Inter in avanti, c'è Vieri, il suo sinistro però da posizione favorevole, tutt'altro che esplosivo. La Roma si rovescia in avanti, c'è questo grande lancio a favore di Cafu, respinto da Peruzzi. Ovazione per Baggio e anche per Recoba che lo rileva. Ancora un suggerimento in profondità, grande intuizione di Totti, sfortunatissimo, palo e poi mette in angolo Simic sullo stesso Totti. Debutta nelle file della Roma, Paolino Poggi, appena arrivato dall'Udinese, siamo nella fase finale, paura per l'Inter per questa punizione di Totti, si aprono naturalmente grandi spazi per l'Inter in contropiede, qui è Vieri che serve Seedorf, conclusione centrale, 5 minuti di recupero ma non succede nient'altro, l'Inter batte per 2-1 la Roma e la classifica ora è la seguente, Juventus al comando a quota 40, Lazio vicinissima a 39, terzetto a quota 35 con la Roma che viene raggiunta dalle due milanesi. Il Parma resta fermo a quota 32, l'Udinese guida la muta delle inseguitrici a quota 28, poi Lecce 27, Bari e Bologna 26, Fiorentina 25, Perugia 23, Torino 21, La Regina 17, Venezia e Verona 16, il Cagliari non è più ultimo con il punto conquistato con la Juve, quota 12, ultimo resta da solo il piacere.